bem-vindo ao mundo civilizado. Pure la vista su la rovina di sono le terme, ho letto il termale di qualcosa. Le terme? Ma ce l'ho scritto lì, però adesso non mi ricordo più. Terme romane di qualcosa. C'è un po' tutto. C'è un po' tutto. Bravo. Ci siamo. Ci siamo. Insomma, mica sto. Stiamo andando. Thank you.
nostri non sono nostri. No, non è niente, c'era una cabina. Autoimpiego, diventare il datore di lavoro di se stessi. Questa è la chance offerta dalla legge 608 a chi desidera avviare una propria attività. Tra queste la più nota è il prestito d'onore. Morghi, si festeggia qualcosa stasera? Sì. Cosa? Te lo faccio vedere? Fallo vedere a tutti. No, mi vergogno. Ma qua si fanno proprio il mercato, mi sa. E qua si fanno i ristoranti grandi. Io detesto la puzza di pesce. No, è un profumo. No, mettiti in testa che è un profumo. Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, Argentina, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, certifica che Marchesi Morgana, nata a San Carlos de Bariloche, Argentina, è cittadina italiana. Vai, prosit! Adesso! Benvenuto in questo paese di merda! La storia la conosco da vicino. Quando ero piccola, per esempio, avevo 20 giorni e lei è stata portata dentro. In realtà non gli è successo nulla, non è stata torturata come nella maggior parte dei casi. Però tipo a me per 20, insomma, ero piccolissima, avevo 20 giorni, mi hanno allattato le donne della comunità hippie dove si era nascosta. E, niente, però non gli hanno fatto niente, insomma, è stata dentro per un po'. Ma lei era all'università, faceva parte del giornale clandestino, scriveva per il giornale clandestino, insomma non era una cosa, facevano pubblicità, nient'altro, propaganda. Però diciamo che la polizia argentina, insomma si sa, non è... Ovviamente servono, a qualcosa servono, solo che, vabbè, esagerano nel servire. Come approfittano. Servono? Non so, cioè va bene star dietro a cazzo, non so, assassini, spacciatori, cioè, fino a un certo livello, però cioè, quando sta lì a romperti il cazzo per una canna, cioè. Beh. Fucking cameras. I worked for an internet company that majored in film. Uh-huh. I've seen enough. This is Andrew. Andrew. Where are you from? America. Estados Unidos. You have fuck America. I say fuck the superpower of the world, America. I'm an internationalist. I'm a humanist. I believe in the good of the people. I'm a communist, I suppose. Oh,
perché scendo dalla macchina e esco e... Arriva da dietro correndo. Dovevamo... Com'è Porto Palo? Fighissimo. Sì. Vai in tv! Di più al cinema. Tipo? Cioè? Che senso? Dai. Hai capito. Neanch'io. No, veramente? Che ci sono delle cose di cui non possiamo fare a meno. Cioè che anche se no, noi sappiamo che è così. Ma stai parlando di musica? Non solo, ho capito, come dire McDonald's, no? Dici, ah no, io non vado da McDonald's, ta. È vero, però poi alla fine un Big Mac è il Big Mac. Io non ci io vado non al mangio McDonald's. Da 10 anni. Non è vero. Sì, te lo giuro. Ma non è beh, vero. Beh, ci vuole costanza. No, nessuna costanza, raga, fa sì. Però proprio il sapore, il sapore a me piace, no? Lo sai che hanno fatto un... panino che dura 3 anni. Non è solo gli scienziati... I militari americani hanno ideato un panino che dura 3 anni da dare alle truppe e non marcisce per 3 anni, non devi, cioè puoi tenerlo. Ma anche all'altro. Non devi tenerlo in frigorifero, sopporta gli sbalzi di temperatura. Subacqueo. Dani? Lì davanti? Già caldificata sta qua. Un pochino. Dove potete andare? Fino giù, ma è abbastanza lontano. Poi ci siamo persi un attimo. Infatti. Comunque, anche il paesino è fighino. Quale paese? Porto Alto, Porto Cervi. Porto Palo? Porto Palo. C'è un pacchino. L'ostello dove stanno i ragazzi, nel centro di Catania. Qua sotto c'è la pescheria, che è dove hanno mangiato ieri, ed è la seconda notte qui. Dove sono andato? Ma non potete entrare! Ma ce l'avete detto di non entrare! I'm not afraid to die.
abbiamo fretta, direi. Which is your idea of a civilized world? Mundo civilizado. I would say it's something quite far away from what's going on now. I'm still looking for it. I'm observing and I'm a little bit. I take space out of it. It's still to come. Separate my music and money. I don't do this for money. That's what I do for. What's the first urgent target of your music? What's the first urgent? Yeah, target, goal for you now. Satisfy myself. Simple, very simple. Okay, perfect. Che è piccolissimo. Mi sono viste? E ti sei vista? Sono innamorata di me. Ti ha urto? Bueno. Adesso la faccio io a te. Oi, Morgana. Che cazzo l'hai invitato? Che tonto. Hai visto l'oggettino? Che oggettino? Ci sei? Cazzo, che schifo, ma... Avete mai pulito il bagno di qualcun altro? Di qualcun altro? A scuola. Come a scuola? A scuola. Perché hai dovuto pulire il bagno? Avevo imbrattato tutto. Di che? Il pennarello. E chi è che t'ha sgamato? La bidella. No. Sei un bastardo. La mail o posso mandarla così? È venuto a destra in Francia, Dio santo. Prendiamo un caffè insieme, andiamo. Commentiamo le notizie dal mondo. Thank you.
Stamattina c'era questa foto sulla Repubblica, sulle penne. Non era proprio sulle penne. Una volta ho letto un articolo su di lui, su un dipartimento francese, mi pare che era la Loira, e raccontava di questo posto che lui ha frequentato e frequenta, che è una specie di colonia estiva per giovani fascisti, dove gli insegnano a diventare uomini, a rotolarsi nel fango, passare sul filo spinato, camerate, tutti questi maschioni e tutto il resto. E però non è che li trattava per quello che sono, cioè come una cosa pericolosa, come dei giovani fascisti che imparano a sparare. Li trattava come con un sorriso di malinconia, come quando parlano dei, non lo so, delle balere o dei signori con la gelatina che ballano con le bambole di pezza. L'hai vista questa foto? Purtroppo sì. Della gioventù socialista agli exit pool che non può mai credere che quella cosa sta succedendo veramente. Mai. Pane, burro e marmellate, visto che vi saltate sempre la colazione stamattina. No. Abbiamo fatto razzia. Uno, questo va per Antonio. Antonio? Antonio. Antoine! E poi sono uscita giù dall'altra piazza e c'era... E si è un cappuccino. No, c'era un tipo che aveva una montagna di carciofini, di carciofi piccoli caldi. E mi hanno fatto assaggiare un altro, quindi ho fatto colazione con sanguinaccio e carciofo caldo. Bene. Hai comprato il giornale? Sì. Qual è il titolo? Sogno, son destro. Insomma, ha vinto la destra, cioè... Senti, che facciamo in Francia? Ha vinto? No. Sta per vincendo. No, vabbè, non c'è ancora scelta. Antoine, svegli, allora. Dell'orto o tutto? Di tutto. Ok, ormai. Si va. Partita. Ormai è andata. Pure tipo nel giardino dell'Eden glielo diciamo noi, questo è il. Per. Cioè il dire di cos'è, ma sono contento per me. Sono contento più per me. Noi tre. C'è voglia di farmi sentire qualcosa che hai fatto? Sì, con piacere, ti faccio sentire qualcosa.
Guarda che bella sta copertina, eh? Credo che il mondo non abbia affatto bisogno di altre musiche belle o terrificanti. Le musiche in se stesse non fanno paura a nessuno. Utilizzo i linguaggi e la tecnologia solo per comunicare le mie idee e i miei punti di vista. L'odio nei confronti dell'arte a maiuscola è una grande fonte di ispirazione. Considero il sentimento creativo uno sfogo masturbatorio che impedisce un reale anelito umano alla libertà, alle trasformazioni sociali. Sotto questo aspetto, ma dubito possano essercene altri, l'arte ha indubbiamente esaurito ogni funzione sociale. Però se invece c'è più da imparare dalla musica di propaganda, vedi la mia playlist del 2001. Qual è? Paolina Rubio, Paola e Chiara, Pink. Amore mi dai, ti piace? Sì, molto. Sentiamo questo. Sentiamo questo. Le casse. No, dopo parte. Ah, ok. Il trucco. L'anima della tua di musica? Quella che sentivi poco fa. E che cos'è? Rumore. Noise. È arrivata un'email. A un certo punto gli faccio, andiamo a mangiare in questo posto. E lui fa, no, non posso, devo andare a pranzo con un mio amico. Ok, bella, si è fatto il pezzo suo. È sparito tutto il pomeriggio. A un certo punto ce lo troviamo al bar e allora, non so, cioè, ci racconta che ha conosciuto questo via internet e si sono incontrati oggi, dalla prima volta. Quando era a Roma. Sì, tipo che si iscrivono sempre. Allora gli faccio, e beh com'era? E lui fa, visto com'è lui, no? E tu dai, fa, no, non è il mio tipo, perché è tutto impacciato. Ah, oggi, ok, ho beccato un mio amico. Qui a Catania? Sì. Chi era? Un ragazzo, poi ti racconto. Me lo racconti a... Sì, non te lo racconto in privé. Non te lo racconto in privé. Ho un camera? Ho un cam, no. Beh, vita privata. Thank you.
Buongiorno. Cinque. Concerto finito. Parri. Dormo. C'era troppa cenere nell'aria. E mi intaccava le cose. Poi... Sì, sarebbe qui da non dirlo, dai. Cosa succede in città? In che senso? Mi cambio. È certo di sistemare il letto in un modo accogliente, visto che ho sempre visto. Giulio. Dai, essere felice. Voglio essere banale. Ma essere felice, magari non essere felice. Eccitanti anche. Prima dormo, poi esco. Anche voi, però. A proposito, alla 4 al primo video. Affondato. Ma si vede? Non ce lo farò mai. Forse. Mio famiglia. Dei catanesi. Uno, due, tre. Sì. Dall'una fino a vestito. Sì, ho detto che lo faccio da solo. Abbastanza tranquillo. Niente è vero, tutto è permesso. Perché niente è vero? Quello che è, secondo me, non... Perché non dovrebbe essere vero? Thanks again for coming. This is our final song. It's been a wonderful night for us. See you again next time. Io voglio sapere quando suoni, no? Dov'è che senti la musica di più? Wow. It's obvious. Dove? Nella pancia? Sì.
grew wings and gave me life now. Oh, I won't be the same. I won't be the same. I will share your laughter and your joy with other able hands. Bello, sai che assomiglia a Neil Young da giovane? Assomiglia a Neil Young? No, no. You look like Neil Young. Oh, yeah, I get that. Neil Young. That's much better. Recently, people say I look like Garth from Wayne's World. Do you know Wayne's World? No. No? No. Wayne's World. Party time. Excellent. Francesca. Hello. Francesca. What's your name? Peter. 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 Okay. Ciao. Ciao. Okay. Let's go. Salute. Prosit. What about your name? Why you call SodaStream? We just needed a name, and there was a SodaStream machine on the table. Yeah. This is our name. Yeah. Same. Thanks very much. Thank you.
Ora ci ondoliamo in liste d'attesa e sogniamo di piste di decollo, di passaggi a livello, di code nel traffico, mentre aspettiamo di vuotare il sacco, di dare la notizia di come viviamo, di quello che abbiamo visto, di come ci lascia e di quanto dimostra. La luce è verde, ma nessuno si muove. Edo cerca la droga. No, lo spazzolino. Edo cerca lo spazzolino. Questa è la mazzata. Che fai, vuoi sistemare la bici? Sì, vediamo dove la possiamo... Di solito cerco sempre un palo in questi casi. Studio praticamente chitarra da 13 anni. Per dare il primo esame devi avere la terza media. Ah. Quindi finché non ho avuto la terza media non ho potuto dare esami. Già sono un paio di anni che prendi confidenza con lo strumento. Quindi adesso sono all'ottavo praticamente. Ciao, ciao, ciao. Ciao Luigi. Ciao. Luigi. Stavamo facendo due chiacchiere sul... Mi stavo facendo questo. Raccontare questo CD. Chi lo sente e chi è con noi. Tu lo senti. Chi lo e sente? Tu sei con noi. Okay. CD, il pezzo che ha scritto lui? Il pezzo che hai scritto tu? Sì. Bellissimo, sembra. Tanto, 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 quindi chiederei di guidarci, nel senso che nessuna delle due ha mai cantato, insomma. Cioè, non sapete neanche se siete intonate? No, sì. Intonate siamo, almeno a me mi hanno detto che sono intonata, però... Fuori dal taxi. Che concerto c'era quella sera? Soda Stream, i tipi australiani con il australiano. È bella questa piazza, è vero. Polizia di fronte che... La polizia di fronte ti ricorda che... Ti guarda. No. Commercial Avenue, Apartment K, Richmond, California, September 9, 1951. Dear Lester, I'm sorry I didn't write before, and because this record wasn't sent, which I intend doing before this, everything went wrong. Questo posto non viene più utilizzato da quando hanno fatto una mega retata. Hanno portato quattro camionette piene di ragazzi. Sì, prima questo era un posto frequentatissimo. La redata avranno trovato qualcuno che fumava, hanno portato l'ispezione, ci hanno portato tutti quanti. Tutti. È bello quando tu lo fai in piazza perché entri a contatto con tutti.
stai ballando, ti guarda la signora, il bambino, e allora come bambino arrivano piccoli Mattia, piccoli Gabriellini che vengono balleri. Fuori dei piccoli mostri, che nel tempo loro sono imbatti il futuro, quello che contiamo noi, perché non male noi, ma sai, perché alla fine il pop ti aiuta, ti diverti, però cosa succede quando tu... Check one. Action. Non lo so, qua nessuno di noi vuole andarsene a Catania fondamentalmente. Perché voi l'avete visto, la vita qua è... cioè, è bello. E mi faccio 30 km, vado, sto a Catania, faccio mezz'ora di macchina e vado sul picco dell'Etna. E già lo spettacolo è assicurato. Faccio 3 minuti in bicicletta e vado al mare. In 20 km di costa ho gli scogli neri, quelli bianchi, la sabbia fine bianca, quella gialla. Take your baby by the hand. Make her do a handstand. Take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance all days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. Dance all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there. We would stop in phase in a dance all days. We were cool on craze when I, you, and everyone we knew to believe, do, and share what was true. I said, dance all day long. Gotta make it better.
hanno fermato ben due volte. Due volte. Cani e tutto. Tremendo. Doppia multa? No, no, una multa è un controllo antidroga. Una multa è una multa gigantesca. Eh? Un cazzo. Però siamo al marabù. Molto... Vamonos. Io non posso. Thank you.
Longe de tudo e até de ti, nesse frio, nesse vento, tenho só um pensamento firme. No firmamento, tudo é distante teu, tudo é distante. Cabelo na cara, óculos escuros, boca séria. Eu adoro o mundo civilizado, a noite indisciplinada, espalhada entre rostos e luzes, vi você. My mind is going to stand in line for you, lining up to lie down for you. My mind is going the way my feet would like to if I slip. My mind is going looking for the sleepy part of you. My mind is going all day inventing you. My mind is going all day inventing you.
Sì, sono qui perché è una manifestazione, che mi sembra giusto fare questa manifestazione. Cosa c'è? Ma cazzo, perché siamo qua? Perché ti sembra che si sia qua, dopo 3 ore di sonno? Siamo qua perché ancora ci crediamo. Vero che è strano, è molto anacronistico. Funziona così però. No dai, guardate che mola che ho. Francesco, ho 17 anni. Angelo, 18 anni. Pietro, 13. Alessandro, 18. Prego. Solo ieri ho visto un volantino infamante del sedicente gruppo Forza Nuova. Ma dai, ti prego. Perché ci sembra giusto manifestare in difesa di questa festa che è molto importante. Mi sembra ovvio la stessa cosa. Prego. Fausto Reciti, della sinistra giovanile. È 18. Voi ragazzi? Io Sebastiano Vasta, 15 anni, della Io sinistra giovanile. Io Pulvirenti, 16 anni, della sinistra giovanile. Io Chiara. Gioacchino. 18. Perché siamo qua? Per ricordare l'olocausto degli omosessuali. Anche 500.000 omosessuali sono finiti nel campo di concentramento. Purtroppo non c'è stata ancora adesso neppure una giustizia storica per questi fatti gravissimi. Prego. Ragazzi, una domanda veloce. Sono veramente troppo indaffarato. Solo la vera, perché sei qua? È importante. Dai, veramente, non vi seccate, veramente. Elisa, 22. Per manifestare per la liberazione dell'Italia dal fascismo. Per questo oggi in piazza. Quindi siamo qua. Oh, che volete fare? Che probabilmente va bene. Scendere comunque. Senti, non me la sento. Non te la senti, non vuoi dire niente, me lo dici dopo? Morto per la libertà. Fatte le manifestazioni oppure urlate, non è quello che è. Questa è una situazione in cui mi sento, forse perché mi sento che poi questo non mi va di fare questa cosa qui, che la trovo abbastanza seria, e essere filmato per, cioè, non so, mi sento come complice di una cosa che non avrei mai fatto, no? I'm a slave. I'm a slave.
Aspetta che ti do delle cuffie così magari riesci a entrare meglio sulla nota. Dai, buono, però Morgana, adesso non serve a niente. Prima facciamo il Nangabodo e lo canti anche tu. Dai. Ti dico Nangabodo? Certo, deve essere proprio, deve iniziare tranquillo e poi dopo deve diventare proprio Africa Nera, hai capito? Sì, con la penna! Vaginale e anale, scusate, però è così. È no, sull'impazzirai proprio una cosa argentina, eh? Impazzirai. Cristallo impazzirai. Di anche qualcosa in argentino? In argentino! Un appello per l'Argentina! Madagascar. Morgana, in questo momento, non so come dirti, il Nangabodo Achille è proprio un momento in cui tutti i potenti della, tutti i poveri della terra si uniscono, capito? Le casseruole, la gente oppressa, è un momento politico, te l'ho già detto. Pensa ai tuoi in Argentina. Nel buio volerai, Andromeda. No, adesso sono stanchissima, ciucchissima. Come fai a essere ciucca? Non ho detto niente. Uccelli rombo su di noi e tu sarai con me. La seconda punto è che è alfa. Sì, diverse cose sono molto belle. Alfa mega per me. Dovrei sentirti. Una mattonella in testa. Quella sono io? Prendermi il culo. Molto buono, dammi il 5. Vieni con me. Nel buio volerai. Andromeda. Uccelli roma su di noi. E tu sarai. Thank you.
tirare giù, devi arrivare praticamente, ti deve trascinare giù, ti deve... No, comunque Morgana è straordinaria. Un'alba bellissima stamattina. Chi sono io? Sono una persona curiosa. No, sono la Fra, Zisca. Questo sono io, questo qua. 23 anni, insomma, faccio quello che faccio. Avevamo parlato di un rave. Che non c'è stato. Quindi va bene lo stesso. Mi sono divertito abbastanza. Senza bisogno di un altro rave. Non so, vorrei rimanere di più. Sento che ora, non so, cominciavo a... Non ne puoi più di stare a Catania? Ci starei un altro mesetto tranquillamente. Sì? Non avevi idea di cosa potesse essere un set di questo genere, oppure stare comunque... con una telecamera, videocamera, che cos'è, puntata addosso, e avere un lato comunque bloccato, no? dei tuoi 360 gradi, bloccato perché c'è questo... Posso essere non molto simpatico a volte. Davvero? Non l'avresti mai detto? No, onestamente. Mi sono innamorato durante queste riprese, allora, sì. Di chi? Ah, vabbè, vai. No, di... No, innamorato proprio fortemente, no, però comunque c'è stato ma di più persone, poi vai, sai com'è. Vabbè, dai, non te lo dico. Non so, un po' imbarazzato, che ne so, ho scoperto un sacco di cose. E poi niente, cioè ho scoperto un sacco di cose e non ho scoperto niente. Cosa vuoi sapere? Vabbè, però dai, insomma. Vabbè, credo che sia bisessuale. Come me, d'altronde. Cioè, Hai fatto sesso? Hai fatto sesso tutti i giorni. Ho fatto l'amore con chi sa poi. Se una donna mi piace... Non ho nessun tipo di pregiudizio, nessun tipo di problema. Se un uomo mi piace è lo stesso. Boh, ma siamo stati bene insieme, siamo fatti le nostre storie. Una sera abbiamo aspettato che tutti andassero a dormire e tipo io ho fatto finta di andare al bagno e lui ha fatto finta di andare al bagno e ci siamo baciati in bagno. Tutto qua. Allora, insomma, funziona così, chatti con delle persone, ci sono persone che ti ispirano di più, persone che ti ispirano di meno, se ti va di incontrare le puoi incontrare, se non ti vanno le incontri. Già la mia generazione mi suona male, comunque. Probabilmente la MTV Generation. Che si fa sempre più quello che ci pare, veramente. Facciamo sentire quello che vogliamo, tutti quanti, nel bene e nel male, poi si può totale libertà. Io faccio quello che voglio sempre. Vabbè, allora, siamo stati nudi a letto, abbiamo avuto del contatto fisico. E... Se vuoi, questo è sesso. Mi credo il mio unico Dio. Non credo in Dio, però credo che io credo di essere, cioè io sono il mio unico Dio. Ma non perché sia Dio, cioè nel senso io sono l'unica... Però poi sei tutto un... un insieme di cose che... Fammi un'altra domanda. Cioè, non sono triste perché mi sono divertita a fine. Le cose finiscono, quindi...
Non lo so. Sta piovendo. Cazzo ne è messo qua? Fa un freddo fuori. I play at this place called Zoo. Yeah. Many people think that it's holidays, that you just have time to walk around and go shopping, and you know. And no. No, basically you arrive, you go to the hotel, you drop your stuff, you go for lunch or for dinner, and then you play and you go back to the hotel, you gotta sleep, and the day after you gotta catch your plane. Yeah, I like DJing. It's your work. Yeah, that's my work. What about you? What you want to do? What are you doing? Now I'm in Milano and I don't know, just nothing. But I mean, are you a student or no? No, I'm not. I was last year, but I stopped because I have to go to live alone and I have to pay all the things, blah, blah, blah. Okay. So you have a job? Something like this. You have a job? Yeah. Sometimes? Yeah. You try to find some jobs and doing things here and there. Little things. Just like you, I had some hard time when my music was not famous and I couldn't afford the rent, the food, and so I had to find a job, and so I had to be a mobile phone seller. Yeah, I was selling mobile phone. Caffè? Cazzo, pure sta pure sul palco dell'Aristona Sanremo. Ci va, no? Of a civilized world. This is philosophy. You have time? Civilized world is world where people don't think about themselves. I mean, they think about other people, I hope. And people are not angry, and people are not racist, you know. People are not misogynist. And so on. Okay, thanks very much. Thanks to you. Scrivo di questa nostra cosa che è finita e di come sono, di cosa penso ora che l'ho persa e soprattutto ora che lo so che l'ho persa. Nessun animale è sempre esistito in natura, ma alcuni mostrano più degli altri la giovinezza della loro specie. Sono animali che vivono di una bellezza estranea e originale rispetto a quella del mondo. Animali puri e belli perché nuovi. Vulnerabili e fragilissimi, perché nuovi. Sono gli ibridi, sono i pipistrelli, i lemuri, quei lemuri che erano sacri nell'isola della febbre del ragno rosso di Barros, perché gli uomini dovevano proteggerli dalla loro stessa fragilità, dall'esposizione alla morte,
cui la natura li aveva destinati, ritorcendo contro di loro la loro voglia di crescere, di vivere fuori dai progetti e dai disegni della natura stessa. I libri sono così, volatili, come lo sono quegli elementi troppo leggeri per restare a terra, e caduchi, come quei gravi troppo pesanti per rimanere sospesi a mezz'aria. E tu sei così, sconvolgente e definitiva, e puro vetro. Capita spesso, in età vicina alla mia, di percepire la sensazione di essere arrivati, di essersi assestati e di poter cominciare a praticare la maturità, o almeno la maturità come l'ho vista io, quel senso di consolidamento del corpo, virilmente rassegnato alla propria vocazione alla morte, e proprio per questo così pieno di sé, pieno di giorni, pieno di passato, di presente e di ricordi, pieno di voglia di stare bene e di aspettare. Questo senso sereno di mortalità io l'ho perduto il giorno in cui ci siamo incontrati. L'ho perduto vedendo te che t'affannavi nella sopravvivenza, a rimescolarsi delle tue stesse viscere, della carne viva sotto la tua pelle, così fradicia d'anima, che non è mai riuscita a farti confondere fra la gente. Io ho tirato fuori dall'incontro con la tua diversità una sensazione nuova, vivace, dolorosa anche. La sensazione di scoprire l'esistenza di un punto d'arrivo, fuori da me, altro da me. La sensazione e la certezza di dover rimandare di molto il momento di fermarmi. E mai saputo parlare come nessuno prima di te. M'hai fatto vedere dietro l'uomo borioso e spavaldo, il bambino spaventato, il suo pianto offeso. Ed è arrivata la paura, il terrore dell'imminenza del fallimento, della perdita, e da lì l'innesco autodistruttivo ad una spirale di azioni e reazioni che mi hanno portato velocemente a distruggere tutto. Quando ci si trova innamorati, si ha la sensazione che le immense diversità tra noi collassino a favore di un nuovo uno. Eppure non è vero. E il risveglio da questa convinzione è un risveglio sudato. È la scoperta ogni giorno di una nuova porzione di spazio tra l'uno e l'altro, tra me e te. Uno spazio che non sembra praticabile. È qui che t'ho perduta, nel rinnegare nella pratica di ogni minuto la distanza che ci distingueva eppure ci faceva liberi. Ti scrivo e sono qui, travolto dalla perdita di questa occasione. Sento un sangue nero e denso di coaguli, ognuno una sofferenza, ognuno una parola non detta, o detta di troppo. Ti scrivo della mia voglia semplice, umana, forse infantile, di smettere di soffrire e di pensare. Ti scrivo di questa grande cosa nostra. Ti scrivo... But if
you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels freeing you.